Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo video di Nerd in Quarantena. Benvenuti anche al primissimo video della nuova rubrica Passione, in cui intervisterò ragazzi e ragazze con interessi molto speciali e particolari. Molto bene, allora raccontaci brevemente chi sei, come ti chiami, quanti anni hai, quali sono le tue passioni. Ciao, sono Francesca, ho 32 anni, sono appassionata da molto tempo di anime, manga, Giappone in generale e anche di Gunpla e Model Kit in generale. Allora, e cosa sono i Gunpla? I Gunpla sono dei modellini in plastica da assemblare che spesso raffigurano soggetti di mecha tratti da anime, i più famosi sono quelli di Gundam, ma si va anche su altri titoli mecha fino ad arrivare anche personaggi proprio come protagonisti, Chibo, riescono praticamente con i model kit a creare qualsiasi soggetto. Proprio la definizione di model kit è un modellino in plastica, sono semplicemente da tagliare, staccare, seguendo le istruzioni vanno assemblati e poi si possono ricolorare, modificare, aggiungere dettagli e hai libero spazio alla tua fantasia. Dove si possono acquistare i Gunpla? Quando si parla di Gunpla è sempre modellismo, quindi si possono acquistare nei negozi di modellismo, nelle fumetterie, perché comunque sono spesso soggetti che riguardano l'ambito nerd, ovviamente su internet, siti specializzati. In Italia ultimamente si riescono a trovare sempre più facilmente. Come prezzi si va da meno di 10 euro anche arrivare a 150 o anche di più. Ah, però. Cioè, prezzi veramente sono... perché esistono appunto vari modelli, varie scale, anche varie marche, e appunto più si va su un modello dettagliato, anche di scala più grande, ovviamente il prezzo aumenta. Di solito quanto tempo impieghi per concluderne uno? Ma si va da almeno 3 ore, stando su una scala media. Possono volerci appunto giorni se si parla di andare a fare delle modifiche, ricolorare, perché ad esempio se vengono rifatti i colori, si fanno anche più strati di colori, si passano delle mani di lucido, di opaco, e ogni mano ovviamente ha i suoi tempi di asciugatura. Per andare sul sicuro ci vuole minimo una giornata e al minimo errore si svernicia tutto e si ricomincia da capo, quindi il massimo del tempo non posso mai saperlo. È un po' un'incognita. Esatto, si sa quando si inizia ma non quando si finisce. Ok, ho capito. Qual è il segreto per costruire un Gunpla perfetto? Ovviamente seguire le istruzioni e poi non saprei, perché appunto essendo un model kit è l'equivalente secondo me di un Lego. Uno può seguire le istruzioni e farlo come viene diciamo progettato, ma uno ha la possibilità di modificarlo, stravolgerlo, proprio come quando eravamo bambini che si compravano una scatola di Lego, venivano montati, visti montati bene, adesso si sfa giù tutto e si rifà proprio a sentimento, quindi uno può tranquillamente iniziare a montarli seguendo le istruzioni. Poi ahimè all'inizio si fanno degli errori, si rovinano dei kit, anch'io ne ho rovinati perché errori banali, inesperienza, ma sbagliando si impara alla fine. Esatto, la possibilità di chiedere aiuto tramite chat, forum, poi essendo comunque una passione, ognuno ha il suo metodo, ognuno ha il suo stile e non esiste proprio un modo giusto di farli, perché appunto uno può essere più comodo con determinati strumenti, uno può cercare di ottenere determinati effetti. Quando assembli un model kit, qual è la parte che ami o odi di più svolgere? La parte che odio è metterli in posa, perché non sembra, ma ci sono delle regole, tra virgolette, da rispettare per far sì che la posa abbia un bel effetto e che non risulti, non saprei come dirlo, tipo Barbie bloccata nella scatola. Troppo legnosa. Esatto, troppo legnosa. E anche lì non sembra, ma ci sono tante piccole cose da tenere in considerazione anche per scattare una bella foto. Non dico per forza da fare dei kit, da portare dei concorsi, ma anche soltanto per avere un
una bella figure da esporre in casa propria. Certo. Quella è proprio la parte che odio di più, perché mentre magari ti stai concentrando su un braccio, sullo scudo o magari sulle ali se ce l'hanno, eccetera, prendi contro un altro pezzo che poi ti si va a smontare. La parte che amo di più non saprei, perché comunque in base anche al kit che sto facendo e il risultato che voglio ottenere, alle volte mi piace anche semplicemente montarli e non fare modifiche eccessive, se non qualche piccolo dettaglio. Altre volte invece mi piace proprio ricolorare tutto quanto e può piacermi di più magari la parte, lo trovo anche rilassante utilizzare l'aerografo per appunto dare le mani di colore e poi sì, quando riesci a ottenere l'effetto che desideravi, perché non è così scontato e banale, è molto soddisfacente comunque. Bene, tra tutti i kit che hai completato, qual è quello di cui vai più fiera? Questo è quello che praticamente sono più affezionata, perché è uno dei primi al quale ho deciso di aggiungere qualche dettaglio. Non è assolutamente un bel kit, perché comunque è molto impreciso, non ha nulla di particolare, però appunto è stato uno dei primi esperimenti che ho fatto. Sono anche abbastanza soddisfatta del risultato per essere il primo tentativo, anche perché non avevo molto materiale, molta attrezzatura, era l'inizio, non avevo appunto molte cose e non è male. Ah, è molto bello invece. Non è molto nulla di particolare, però ci sono affezionata. Oltre a te, quante altre persone conosci che hanno la tua stessa passione? Quando ho iniziato con questo hobby sono partita da zero e anche un altro paio di miei amici hanno iniziato pure loro. È stata una cosa proprio di gruppo. Poi ho conosciuto appunto altre persone grazie a questo hobby, tra Pintele, le pagine, i vari gruppi Facebook, appunto la possibilità di conoscerli e poi vari eventi come ad esempio Lucca o altre fiere, hai la possibilità di incontrarli, con alcuni ci sono anche diventata amica. Con merito o colpa della pandemia ho coinvolto anche il mio compagno, perché bloccato in casa con me, ammalati tutti e due. Beh, è sicuramente un merito, dai. Sì, ero lì tutte le volte, gli dicevo, boh, io mi metto a fare Gunpla, vuoi provare? No, no, non fa per me, non fa per me. E poi alla fine ha ceduto, anche lui adesso ha il suo... Ha ceduto al lato scuro. Esatto, ha il suo bel, la sua bella pila di kit ancora da costruire. Che consiglio puoi dare a chi entra per la prima volta nel mondo dei Gunpla? Il consiglio che potrei dare è quello appunto di iniziare con qualcosa di estremamente semplice, perché possono essere molto allettanti i kit costosi e grandi, però è facile anche sbagliare e fare dei danni anche molto evidenti. Quindi partire con qualcosa di semplice, anche potrebbe bastare anche soltanto un kit, quindi dipende da quanta manualità ha una persona, e fare tutte le prove del caso. Ti va di raccontarci un aneddoto divertente che hai vissuto nell'ambito del mondo di Gunpla? Anni fa praticamente ho fatto un disastro sul tavolo, mentre stavo lavorando mi si è ribaltato una boccetta, diciamo di china, comunque di colore. Fortunatamente il modello su quale stavo lavorando si è salvato, allora l'ho presa sul ridere, ho fatto una foto, l'ho messa sui miei social normalmente, su Instagram che è appunto il pubblico, con i vari hashtag, Gunpla, model kit, eccetera. E meno di 24 ore dopo, quando mi sono svegliata, mi sono trovata 3-4 messaggi da varie persone che mi avvertivano che la mia fotografia era stata usata da più pagine e l'avevano trasformata in un meme, perché comunque era, per chi è dell'ambito comunque aveva capito il danno che avevo fatto, e era stata leggermente modificata con una scritta tipo premi F per esprimere cordoglio, una cosa del genere, che è una citazione di un videogioco. Non sono appassionata di videogiochi, però quella fotografia lì ha fatto abbastanza scalpore. E ti ha fatto diventare un pochino famosa anche? Non molto, perché comunque la pagina che avevo trovato io, che avevo chiesto di mettere anche il nome sotto la mia fotografia, è stato gentilissimo, l'ha fatto, però lui fa: guarda, io l'ho trovata da altre pagine ancora. Quindi in meno di 24 ore quella fotografia lì ha girato tantissimo. È diventata virale. Sì. Allora. Mi chiamo Francesca. Citazione di Boris. Se no io sono vissuta. Io ho. Giusto? Io
da fuori. Abbiamo suggerito, tra un po' si andrà a mettere la camicia e verrà qua a presentare. Dai, che ce l'ho, c'ho anche le cravatte. Comunque me l'hai scritto te, ragazzi, ragazzi. Questo anche te. Dai, di passione, ne ho troppe io. La gnaglia non si può dire. Scusi, si metta lì. Allora, mi chiamo Francesca, ho l'età giusta per la mia età. Ho la mia età. Ho compiuto 18 anni qualche anno fa. Lui è il suggeritore ufficiale, che è quello che mi perfeziona le domande, ci trova giusto quel tocco in più. Vuoi dire ma qualcosa? Ma mi cavolo maglietta, che maglietta che si può dire qualcosa al grande pubblico? Non parlo, no comment. No. Metti manga, gli anime. Gatti. Gesù Cristo, la Madonna. Cioè,